Ciao, qui Simone e qui Stefano di Photoshop Facile. In questo video scoprirai come creare la tua personalissima firma digitale anche se la tua calligrafia è inguardabile. Tempo fa abbiamo fatto un video simile dove ti abbiamo fatto vedere come convertire la tua firma in digitale. Il problema è che molte persone hanno avuto diversi problemi perché la loro calligrafia è praticamente inguardabile, compresa quella di Stefano. Ehi, Stefano, non ci rimanere male, la tua firma è veramente inguardabile. Insomma, guardate qui. Ora dimmi perché dovremmo portare questa firma in digitale. È disgustoso. Ok, lo ammetto, ho avuto sempre problemi con le firme, e allora? E allora siamo qui per questo, per risolvere i tuoi problemi. In questo video vogliamo condividere con te non uno, non due, ma ben 10 incredibili fonti che puoi utilizzare per creare la tua personalissima firma, anche se come me fai schifo a firmare. Se sei interessato puoi scaricare questi font facendo un semplice click sul link che trovi qui in basso in descrizione. Tra l'altro nella pagina puoi visualizzare un'anteprima per ogni singolo font, così giusto per farti un'idea. Se invece fai parte del corso Photoshop Facile, beh amico mio, per te le sorprese non finiscono qui. Infatti all'interno del corso, all'interno della pagina risorse, puoi trovare altri 10 incredibili font da sfruttare per le tue firme. Ok, ma a parte gli scherzi, quanta roba c'è nel corso? E pensa che ci sono persone che ancora non fanno parte del corso Photoshop Facile. Vergognati. Se ancora non conosci il corso Photoshop Facile, devi sapere che è il primo corso per imparare ad usare Photoshop per realizzare immagini mozzafiato anche se parti da zero. In questo corso io e Simone abbiamo compresso tutta la nostra esperienza sul campo e ti portiamo da un punto zero, un punto di poca se non nessuna padronanza del software, fino ad arrivare a un punto 100, un punto in cui sarai in grado di muoverti e realizzare le tue idee in completa autonomia. Qui in basso in descrizione puoi trovare un link per guardare in modo totalmente gratuito le prime tre lezioni del corso Photoshop Facile. Solo grazie a queste prime tre lezioni acquisirai le basi di Photoshop. Provare per credere. Ok, trovate tutta questa roba qui in basso in descrizione, mano sul mouse. E finalmente anch'io potrò creare la mia incredibile firma, non vedo l'ora. Vai! E siamo all'interno di Photoshop e la prima cosa che andremo a fare sarà creare un nuovo documento. Quindi premi Command più N o Control più N se utilizzi Windows. Larghezza e altezza imposteremo 5000 pixel per 5000. Infatti il nostro consiglio è sempre quello di partire con un documento molto grande. Contenuto sfondo impostiamo bianco, lasciamo tutto così com'è e facciamo clic su Crea. E adesso non dovrete fare nient'altro che selezionare uno dei tantissimi font che io e Simone ti abbiamo messo a disposizione. Ti faccio vedere, all'interno della cartella firme font puoi trovare tutta una serie di font che io e Simone abbiamo selezionato per te. Ti ricordo che puoi scaricare tutti questi font facendo clic nel link che trovi giù in basso in descrizione. Hai davvero l'imbarazzo della scelta e ti ricordo che nella pagina per scaricare questi font puoi trovare per ogni font la miniatura di come viene visualizzata la scritta. Quindi ti basta sfogliare tra tutte le tipologie di scritte e una volta aver individuato il nome del font che vuoi utilizzare, lo vai ad installare semplicemente facendo un doppio clic sul font specifico. Quindi ti faccio vedere, nel mio caso non so, vado ad installare il font Amalfi Coast, mi basterà fare un doppio clic e fare clic semplicemente su installa font. Ecco, io già l'ho installato, quindi provvedo subito a chiudere queste schede. Una volta aver installato il font, tutto quello che dobbiamo fare è selezionare lo strumento testo oppure premi T sulla tastiera, facciamo clic qui al centro della composizione e nel mio caso vado a scrivere il nome di Simone, quindi Simone Martini. Premi Command più T o Control più T se utilizzi Windows, ci dirigiamo su una maniglia diagonale e andiamo semplicemente ad allargare il nostro font, quindi andiamo ad ingrandirlo, in questo modo. Premi invio. E a questo punto non dovremo fare nient'altro che aprire la libreria dei nostri font e selezionare il nome del font che abbiamo installato. Ce ne sono veramente tanti ragazzi, sono uno più bello dell'altro e direi di utilizzare proprio il primo font che visualizzavamo prima. Questo qui, Shopping Script Demo. Sì, sembra proprio la mia firma. Sì, certo, come no. La verità ragazzi è che la mia firma fa veramente schifo. Ecco perché questo metodo mi permetterà di firmare qualsiasi cosa con una firma veramente incredibile. Fatto ciò, se qualcosa non ci piace, possiamo naturalmente modificarla. Ci dirigiamo nel pannello proprietà, ecco, se non visualizzi questo pannello, ti basterà andare su finestra, proprietà, e all'interno di questo pannello possiamo, che so, per esempio modificare la spaziatura tra i caratteri. Ti basterà alterare questo valore qui, in questo momento è impostata a 0 la spaziatura, posso aumentare la spaziatura, e quindi come puoi notare ogni lettera verrà staccata sempre di più, oppure possiamo diminuirla, vedi? Tutto dipende dai tuoi gusti personali. Ecco, nel mio caso vado ad impostare la spaziatura a 10. Ta-da! Altra cosa, se un determinato carattere risulta troppo grande, come nel mio caso per esempio la S oppure la M, ci basterà effettuare una selezione del singolo carattere, nel mio caso vado a selezionare la lettera M, e andare a modificare la dimensione del singolo carattere tramite questa spunta. Quindi ci spostiamo verso sinistra per diminuire la dimensione e verso destra per ingrandire. Nel mio caso voglio una via di mezzo,
Quindi imposto 180,65, andiamo a copiare questo valore perché dobbiamo fare la stessa cosa anche con la lettera S. Quindi la selezioniamo e incolliamo il valore di prima. In questo modo. A questo punto, una volta aver creato la nostra incredibile firma, non dovremo fare nient'altro che salvarla. Prima però andiamo a ritagliare il nostro documento. Quindi fai clic sulla miniatura del livello testo e tieni premuto il tasto Command oppure Ctrl se utilizzi Windows. Ci dirigiamo qui sulla barra degli strumenti e seleziona lo strumento taglierina. Automaticamente Photoshop andrà a ritagliarci il nostro documento facendo visualizzare solo la firma. Premi invio e per salvare la firma è molto semplice. Innanzitutto andiamo a nascondere il livello 0, quindi il livello di sfondo. Vogliamo che sia visibile la trasparenza, in questo modo possiamo applicare la firma su tutte le nostre immagini senza appunto lo sfondo. E adesso andiamo a salvare la nostra firma. Quindi ci dirigiamo su File, salva con nome. Tocchiamo firma Simone Nera, formato assicurati di impostare PNG, infatti vogliamo preservare, quindi conservare la trasparenza. Facciamo clic su salva e diamo ok. Abbiamo salvato la nostra firma nera, ma il mio consiglio è quello di salvare un'altra copia bianca. In questo modo potrai sempre firmare le tue foto a seconda appunto dell'immagine che ti ritrovi di fronte. Quindi fai doppio clic all'interno della miniatura del livello testo e cambiamo il colore di primo piano da nero a bianco. In questo modo. Andiamo a salvare nuovamente, vai su file, salva con nome. Questa volta lo chiamo firma Simone Bianca, formato impostiamo PNG e facciamo clic su salva. Diamo ok. Adesso provando ad importare una qualsiasi altra immagine, come per esempio nel mio caso importo questa immagine. Ragazzi, non dovete importarla dentro al documento ma a fianco al documento. In questo modo. Per andare a firmare la nostra immagine ci basterà aprire la cartella su cui abbiamo salvato la firma. In questo caso l'immagine è abbastanza scura, quindi utilizzerò la firma bianca, la seleziono e la trascino all'interno del documento. Diamo ok, premi viso la tastiera per spostare la tua firma dove ti pare e possiamo anche diminuire la dimensione. Quindi premi Command più T o Ctrl più T se utilizzi Windows, ti dirigi su una maniglia diagonale e diminuisci la dimensione. La vado a spostare, la posiziono qui e diamo ok. Ta-da! Da adesso in poi potrete applicare la vostra firma sulle vostre immagini in qualsiasi momento. Andiamo avanti perché voglio farti vedere un altro modo per applicare la tua firma con un semplice click. Ritorniamo sul progetto precedente, quindi il progetto della firma, attivo il livello di sfondo, cambio il colore della firma da bianco a nero, quindi faccio doppio clic sulla miniatura del testo e imposto come colore di primo piano nero. Quello che voglio farti vedere è come trasformare la tua firma in un pennello. Sì, hai capito bene, ti faccio vedere. Facciamo tasto destro sul nostro livello di testo e facciamo clic su rasterizza testo. A questo punto ci dirigiamo su modifica e facciamo clic su definisci pennello predefinito. Lo chiamo firma Simone. Diamo ok. Come può notare già visualizziamo la miniatura della nostra firma. Mi dirigo sul progetto della nostra immagine e adesso per andare a firmare questa immagine è molto semplice. Mi basterà creare un nuovo livello, infatti il mio consiglio è quello di applicare la firma sempre su un nuovo livello. Selezioniamo lo strumento pennello e qui all'interno della libreria dei nostri pennelli assicurati di selezionare la firma che hai salvato. A questo punto andiamo a diminuire la dimensione del nostro pennello, quindi tieni premuto i tasti Ctrl più Option e ti sposti verso sinistra per diminuire o verso destra per aumentare. Se utilizzi Windows tieni premuto semplicemente il tasto Alt e premi il tasto destro del mouse per modificare la dimensione. Quindi nel mio caso vado a diminuire la dimensione. Ecco, vedi, possiamo già visualizzare una miniatura del nostro pennello. Vado a diminuire ancora. Colore di primo piano, nel mio caso imposterò bianco e mi basterà fare un semplice click per firmare. Signore e signori, da adesso in poi potrete firmare i vostri lavori con un semplice click. Speriamo che questo tutorial vi sia piaciuto, se sì lasciate un bel mi piace qui sotto e per qualsiasi dubbio o domanda siamo a tua completa disposizione. Ciao ragazzi, ciao!